Ciao a tutti e grazie di essere qui con me oggi in questo nuovissimo Trotter Vlog del canale. Io sono Giuliano e oggi andremo finalmente a lavare questo John Deere 8260R che è veramente molto sporco e necessita obbligatoriamente di un lavaggio. Andremo prima a lavare l'esterno per poi fare anche la cabina interna in un video successivo. Allora, il video sarà diviso diciamo in parti ben precise per farvi capire cosa faccio. Ci sarà una parte di prelavaggio, una parte di lavaggio con detergente e poi un finale dove aggiustiamo delle piccole cose. Prima di partire con il video, vi lascio in alto a destra in descrizione un link per supportare il canale con una donazione se avete piacere di farlo e se ne avete voglia. Ovviamente verrete ringraziati, ma insomma, trovate tutti i dettagli in questi link in descrizione e in alto a destra. Ecco, perché ho il cofano aperto e devo lavarlo? Perché, come avevo detto nei video che vi lascio qua in alto a destra della pulizia dei radiatori e dei filtri, avevo deciso appunto di dare una bella pulita ai radiatori con l'aria, ma anche una bella risciacquata con l'acqua. È molto importante, viene via veramente molta di quella polvere che si incastra negli angoli di tutte le alette del radiatore. Detto questo, dentro il cofano daremo solamente una risciacquata con l'acqua, senza sapone e senza neanche troppo insistere, per togliere ecco, un po' di polvere nei radiatori, sopra il motore e così via. Dopo andremo a chiuderlo e cominceremo il lavaggio vero e proprio. Ecco, le operazioni preliminari prima del lavaggio sono di controllare se tutte le porte, portelloni, finestre e così via siano chiuse perfettamente, se tutti i coperchi dei filtri, tipo il filtro motore, il filtro dell'aria, cabina, siano chiusi perfettamente e in caso li aveste, di utilizzare durante il lavaggio con l'acqua dei filtri vecchi. Nello scorso video ho sostituito i filtri, ho tenuto quelli vecchi che comunque erano ancora in buone condizioni e adesso li ho applicati per il lavaggio. Una volta finito il lavaggio si vanno a togliere, metterle in un cartone o comunque in un sacchetto in modo che non prendano polvere e si vanno a posizionare i filtri nuovi. Quindi i filtri vecchi si utilizzano solo durante la fase di lavaggio, se li avete, perché assorbono un pochino d'acqua e tendono ad ammuffire o rovinarsi. Bene, durante il lavaggio, vi farò vedere anche meglio. Con l'acqua, diciamo nel prelavaggio, le parti in cui insistere sono i fari, dove si annida veramente tanta polvere, tutti questi piccoli spazi dove si va a annidare un sacco di polvere, vedete, è una roba incredibile, e sopra al tetto. Ecco, dovete far piovere l'acqua in modo che piova giù letteralmente l'acqua sporca, perché dopo va a finire che lavate bene tutto il vostro trattore, rimane l'acqua con dentro la terra là sopra perché non avete insistito e vi cade sopra al trattore l'acqua sporca sul trattore pulito. Non è una bella cosa. Bene, il prelavaggio a cosa serve? Andiamo a togliere tutta la terra, tutto il grosso, tutte le materie pesanti, terra, sassi e così via, per poi farlo asciugare e andare a lavarlo col detergente. Se vedete dei riquadri strani lì e prima che mi chiedate cosa siano, ho deciso finalmente, perché era una cosa che continuavo a dimenticarmi, di togliere i fastidiosissimi adesivi del concessionario. A mio parere sono molto brutti, sono veramente lì posizionati a far pubblicità, non sono discreti in qualche piccola parte, veramente tolgono tanto l'estetica, a me personalmente danno fastidio. Andremo a pulire bene in modo che non si veda la differenza e soprattutto nei miei video che si veda lì il logo del concessionario, soprattutto di un concessionario con cui non mi sono trovato molto bene, preferisco anche di no, e poi comunque mi piace così. Bene, direi di partire immediatamente con il prelavaggio. Ok, risciacquiamo molto bene. Spero che non si lavi anche la GoPro, qualche goccia potrebbe anche arrivare. Al massimo mi fermo e gli do una pulita. Ecco, i radiatori, spero si senta, gli diamo una bella risciacquata. E come potete vedere esce veramente un sacco di sporco, nonostante la pulizia che abbiamo fatto. Una cosa molto importante da tenere a mente è che io consiglio di lavare il vostro trattore solo d'estate, in modo che ci sia caldo per farlo asciugare, per far asciugare tutti quei punti in cui l'acqua rimane. E se volete proprio farlo in periodi freddi, primavera, autunno, inverno,
lavatelo e dopo utilizzatelo per svariate ore per farlo asciugare col caldo del motore. Ecco, una bella lavata sotto il cofano, anche la mascherina al contrario che si pulisce molto meglio, la griglia davanti. Pulite bene le guarnizioni perché rimane sempre tutte le gocce di terra. I dettagli tipo qua dove c'è la sale, ci sono un sacco di snodi che si fa fatica a pulire. Vi consiglio di utilizzare una canna dell'acqua e assolutamente no l'idropulitrice. Veramente io sono contro l'idropulitrice perché con l'acqua in pressione si entra facilmente dentro a centraline, distributori, insomma, lo so che sono a tenuta, ma succede spesso che ci siano infiltrazioni, quindi cercate di evitare, tanto il lavoro lo fate bene comunque anche con una canna dell'acqua. Al massimo aggiungete un ugello che stringa il flusso in modo da avere un po' più pressione per staccare lo sporco. Bene sopra il motore. Dove ci sono i fari, benissimo, mi raccomando che scende sempre un sacco di sporco. Ecco, vedete che è una roba incredibile. Molto bene anche dove ci sono le prese idrauliche, in modo che staccate tutta la terra. Possibilmente tenete le prese idrauliche tappate, se avete ancora i tappi. Bene in tutti gli snodi, i punti, guardate qua quanta terra qua dietro. Anche le ruote molto bene. Ecco, una volta che avete risciacquato tutto il trattore, dovete far piovere sopra il tetto, così anche. Per tanto tempo, tantissimo tempo, in modo che piova giù tutto lo sporco. Vi muovete anche un po' per far tutta l'area del tettuccio. Bene, eccoci qua. Abbiamo già finito il pre-lavaggio con l'acqua, con solo l'acqua, e adesso passiamo al detergente. Oggi utilizzerò un detergente alcalino bicomponente, allora è un detergente industriale fatto apposta per appunto questi tipi di lavaggi, quindi macchine industriali, catrame, sporco di catrame, insetti, unto, terra, li toglie proprio, li lava molto bene. Lo utilizzo da diversi anni, se siete interessati fatemi un commento che vi dico che prodotto è, in video non lo dico perché sennò dopo faccio pubblicità. E appunto adesso andremo a distribuire questo prodotto diluito con l'acqua con una classica pompetta per il diserbo. Ovviamente io sono svogliato e non mi sono preso la pompetta con appunto che bisogna pompare, ma me la sono presa elettrica, eh? Fantastico. No, però a parte gli scherzi, lo utilizzo veramente tanto tra lavaggi e qualche piccola zona da diserbare, e quindi non dover stare con la leva a pompare è veramente tanta tanta roba. Ho già messo 5 litri d'acqua dentro, vado a prendere il mio prodotto, mezzo litro in più di 10 litri d'acqua è veramente una dose altissima, però veramente fa i suoi effetti,
si potrebbe andare anche a molto meno con questo prodotto, non costa troppo, quindi in certe situazioni si può anche abbondare. Bene, messo dentro e anche quando dovete diserbare con queste pompette qua, vi consiglio, mettete dentro prima 5 litri d'acqua, poi il prodotto diserbo, non diserbo, così via, e poi gli ultimi litri d'acqua per andare a completare il riempimento. Questo perché? Perché così miscelate bene appunto la soluzione, chiamiamola così. Allora, qua riempiamo e dopo lo andiamo a distribuire con molta calma, passiamo veramente tutto il trattore appunto a spruzzo con questo prodotto e vedrete già i risultati anche senza spugna. Dopo, ovviamente, lo risciacquiamo e passiamo con la spugna e sempre questo prodotto. Tra il lavaggio di ieri, prelavaggio e adesso ho fatto passare un po' di tempo perché ho voluto che si asciugasse come era prima del prelavaggio. Perché questo? Questo prodotto sulla polvere proprio secca fa molto più effetto, ma praticamente qualsiasi altro prodotto è così. Sul secco fa molto più effetto perché si aggrappa molto meglio rispetto al bagnato che scivola via. Quindi mi metto la pompetta a spalle e possiamo andare a distribuirlo. Comunque, se volete che approfondisca la questione detersivi, detergenti per lavare i mezzi agricoli, magari scrivetelo con un commento, fate arrivare a questo video a 1000 like così io capisco e magari comincio ad acquistare dei prodotti particolari o strani o di altre aziende e vediamo un po', facciamo un bel confronto magari al prossimo lavaggio. Bene, l'unica cosa che non verrà pulita è questa qua. Vedete che c'è tutta la mascherina bianca, la griglia qua anteriore, ancora peggio da questa parte. Questo è calcare, devo andarlo a pulire col pennello e l'anticalcare, ma è una cosa che faremo alla fine, come tutti questi punti qua, potete vedere, c'è tutto del grasso qua e lo vado a pulire con uno sgrassatore. Ecco, una cosa che non fa questo prodotto è proprio sgrassare come la benzina, al contrario di altri prodotti, però dovete sapere che i prodotti sgrassatori così cattivi come la benzina, come altri prodotti chimici, veramente sono dannosi per le gomme, per guarnizioni, tubi e qualsiasi altra cosa in gomma e in plastica. Bene, per distribuirlo facciamo prima una spruzzata per vedere il getto. Ecco, così è un po' troppo, ecco, lo chiudiamo un pochino. E si comincia a passare tutta la macchina così. Qualsiasi punto, come abbiamo fatto prima, anche dentro nei fari, sopra il tettuccio, qualsiasi punto. Unica cosa, passate velocemente la macchina, utilizzate quasi tutto il prodotto che avete nella pompetta e non fatelo asciugare. È molto difficile che succeda perché è diluito con l'acqua, ma mi raccomando, se lavate al sole, in penombra, è molto difficile, ripeto, che accada, però non fatelo succedere perché sennò è un disastro, è più sporco di prima. Comunque sull'unto passateci comunque che un po' di terra mescolata la toglie dentro nei cerchioni. Bene anche i vetri. Dopo comunque i vetri dovremmo passarli con la spugna molto bene. Ecco, abbiamo finito il prodotto, siamo quasi pronti per il risciacquo. Allora, su questo 8R, ora che ho fatto un giro, la parte di là si è già quasi seccato il prodotto, quindi è meglio agire immediatamente. Ovvio che se avete una macchina molto piccola e dovete abbassare anche un po' le dosi, potete fare 100 ml di detergente e 5 litri d'acqua, insomma, dopo anche le dosi sono descritte sul detergente che utilizzate. Comunque, se è molto piccola la macchina, lasciate sempre un po' reagire per un paio di minuti il prodotto. Se invece è molto grande, ora che avete fatto il giro, è già pronto da risciacquare.
Bene, iniziamo con il risciacquo da dove abbiamo iniziato. Muovete già tutto prima che si secchi, una passata veloce. Partite magari dalle parti al sole, che sono quelle che si seccano prima. Ecco, dovete risciacquare fino a quando non vedete più schiuma derivante appunto dal prodotto. Partite dall'alto verso il basso. Bene, anche il risciacquo del detergente è terminato. Come potete vedere è già venuto veramente molto 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 bene. Anche le plastiche sono lucide, le gomme sembrano praticamente passate con il colore, la vernice è lucida, la plastica pure. Quindi ci sono due correnti di pensiero. O la gente che è più che sufficiente e si ferma qui, come si potrebbe benissimo fare, oppure la gente che si spinge oltre, che va a riprendere questi dettagli qua, che non si vedono, che vengono via tutti con una spugna dopo il passaggio col detergente, va a lavare questi dettagli qua, tipo tutto il grasso, con lo sgrassatore. Insomma, la seconda tipologia di gente che ho detto non si accontenta. E voi indovinate a quale categoria appartengo? Beh, ovviamente quella che va a riprendere i dettagli. Quindi qua ho preparato un bel secchio dello stesso prodotto, con una bella spugna grande e con la parte, diciamo, più ruvida, ma comunque è la stessa tipologia di spugna, però in plastica, quindi è ruvida, ma non troppo abrasiva. Quindi qua ci sono dentro 5 litri di prodotto con appena appena un bicchiere di detergente, e adesso con molta calma si prende la spugna, la si stringe un po' e si comincia a passare tutto il trattore in qualsiasi punto, con movimenti circolari e lenti, ravvicinati, e si passa tutta la superficie. Perché ragazzi, quando fate questo lavoro, quando decidete di cominciare a fare il lavoro con la spugna, se lo fate male, dopo si notano subito tutte le macchie che avete lasciato indietro. Ecco, un consiglio, l'unico consiglio che vi do è questo: fate una parte, tipo, non so, in questo caso tutto il lato destro del cofano, e poi risciacquate subito. Fate il trattore un pezzo alla volta, in modo tale che anche se, per esempio, è tardi e dovete andare via così, sapete già dove siete arrivati, ma comunque è anche una questione per non far seccare il prodotto e così via. Allora, perché la spugna agisce bene? Perché avendo fatto quella passata precedente con il detergente a spruzzo, si è praticamente alzato tutto lo sporco, tutta la pattina, tutta l'opacità, diciamo. E quindi con la spugna si va a rimuovere. Piccolo consiglio: se invece con il trattore, è un trattore con cui andate a irrigare, se riceve spruzzate, avete presente la polverina che fa il getto, magari c'è un po' di vento che vi arriva contro con l'acqua del fosso spruzzata dal getto, lì si attacca tutta sulla carrozzeria e si forma il calcare. Ecco, prima del detergente dovete aggiungerla nella stessa modalità che ho fatto, quindi con la pompetta, un po' di anticalcare, quello dei... avete presente per pulire i WC? Ecco, aggiungete 10 litri d'acqua, anticalcare, date una bella spruzzata, risciacquate e dopo fate il lavaggio col detergente. Ecco, non unite detergente e anticalcare, perché non è assolutamente il massimo. Quindi adesso io mi passo tutta la carrozzeria e dopo ci vediamo a pulire questa maschera e poi ci salutiamo.
Comunque, per quanto riguarda i vetri, mi raccomando, movimenti circolari, lenti, ravvicinati. Utilizzate la parte morbida sui vetri, che tanto è più che sufficiente, sono già puliti, però andate a togliere quel velo di sporco che c'è ancora con la parte morbida. Non usate la parte abrasiva perché graffiate e basta. Ultimissima cosa, se avete una macchina imponente come questa, usate la scala, siate sicuri ragazzi, non appendetevi là sopra al terzo punto con una gamba perché veramente dopo succedono dei disastri. Bene, ho pulito tutto il trattore con la spugna, è venuto bene, comunque dopo alla fine ve lo farò vedere. Adesso mancano gli ultimi dettagli, quindi sgrassare alcune macchie di unto di sporco e togliere tutto quel calcare attaccato alla mascherina frontale. Come faccio? Beh, prendo un disincrostante o comunque un anticalcare per bagno, per WC, lo metto puro una buona quantità dentro appunto a un contenitore, questa qua è una vecchia pentola che uso per le pulizie quando uso questi prodotti, ecco, un bel po', la mascherina è grande, qua chiudiamo se no si secca. E a proposito di seccarsi, dovete sapere che farò un pezzo per volta perché è un prodotto che tende a seccarsi molto velocemente e se lo si lascia su troppo è un disastro. Adesso lo allungo con appena appena un po' d'acqua. Ok, basta così. E lo mescolo con un pennello. Adesso col pennello lo andrò a distribuire sopra la mascherina e con la spazzola lo spazzolo. Allora, proviamo a fare una roba di questo tipo. Come se dovessimo verniciare. L'importante è farlo penetrare bene, ma dopo ci penserà la spugna a farlo. Ottimo, abbiamo spennellato questa parte qua, adesso con la spazzola. Magari intingiamo anche lei un pochino e proviamo a fare una cosa di questo tipo. Ecco, se lo fate reagire un attimo è anche meglio. Adesso lo risciacquiamo e vediamo se viene discretamente. Niente, adesso mi devo fare tutta la mascherina in questo modo qua. Mi raccomando, se lo dovete fare anche voi, fate reagire il prodotto. Adesso lì prima ho sbagliato, risciacquarlo subito, adesso lo faccio reagire un po' di più e vedo anche le differenze che ci sono tra il farlo reagire e lavarlo via subito, ma in teoria facendolo reagire di più è anche meglio. Fate piccole parti, mi raccomando. Non fate tutta la mascherina perché se vi si secca questo prodotto rimane bianca così la mascherina ha vita. Bene, dai, io finisco qui e ci rivediamo con il risultato finale. Ottimo, le mascherine sono tutte pulite, sembrano venute molto bene. Ancora non lo so, aspetterò che si asciughino bene e dopo guarderò, ma sembrano venute bene. Ho dovuto fare anche le griglie di aspirazione dell'aria, che ce ne sono due qua davanti e due ancora più là in alto, avevano un po' di calcare, adesso vediamo com'è venuto. L'unica cosa che mi preoccupa sono questi puntini bianchi qua, che mi sa che qua è venuta via la vernice. Appunto ero preoccupato a vedere se era calcare o se era vernice andata via, ma mi sa che in certi punti, adesso guarderò meglio, ma mi sa che in certi punti è andata via la vernice, purtroppo, non lo so, cioè non doveva succedere, però adesso comunque guarderò meglio e vi informerò meglio. Ottimo, ho quasi finito, mi mancano solo alcune parti, tipo qua e anche lì nella sala anteriore, dove ci sono praticamente delle stracciate di grasso. Adesso mi armerò appunto di super sgrassatore e lo farò reagire un attimo e dopo con la spazzolina dovrebbe venire via, ecco sì, dovrebbe venire via tutto senza problemi. Dopo gli do una spugnata
e appunto pulisco tutto. Io direi che abbiamo già visto abbastanza, io adesso questa parte me la faccio da solo e dopo vi faccio vedere il risultato finale col trattore perfettamente pulito. Poi mi raccomando, nel prossimo video probabilmente farò la cabina. Ebbene sì, finalmente abbiamo finito. Vi dico che ci ho impiegato circa dalle 4 alle 6 ore per appunto il prelavaggio, lavaggio, pulizia dei dettagli e così via. Ma è sempre così, però vi posso garantire che una volta pulito bene, la volta dopo è molto più semplice pulirlo. Comunque, detto questo, anche la mascherina, come potete vedere, si è asciugata ed è venuta molto bene. È venuta bene, questa, le griglie sopra un po' meno e sono quasi tentato di ripassarle, però insomma è già veramente un gran risultato. Adesso appunto ho già la cabina aperta, ho già qua il bidone aspiratutto perché nel prossimo episodio, proprio prossima settimana, andremo a pulire la cabina che forse è più sporca dell'esterno. Perché? Perché mentre appunto tagliavo la legna, che questo trattore veniva utilizzato per muovere tutto il cantiere, dato che c'era caldo e non c'era nessuno a bordo, veniva spenta l'aria condizionata, ma per non bruciare tutto quello che c'era all'interno, veniva lasciata aperta la cabina, appunto portellone posteriore e portella laterale ed è entrato un sacco di polvere e dopo vedrete. Quindi io vi aspetto settimana prossima per terminare la pulizia e dopo finalmente andare a lavorare. Detto questo, vi invito a seguirmi su Instagram se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale, leggete sempre la descrizione che è molto importante. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio e noi ci vediamo nel prossimo Trattor Vlog.